Buongiorno ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. A parte che si dice episodio, infatti mi rubata la frase. Comunque quanto sono brava che ti lascio fare la parte iniziale. Mamma mia, sembra Gerry Scotti. In questo episodio faremo cose molto molto interessanti. Comunque oggi io mi sento qua, non faccio niente, parli solo te. Per me va bene. Ci troviamo sempre a Penang e in questo episodio faremo due escursioni. Esatto, molto carine. La prima sarà un villaggio di pescatori e la seconda invece sarà una scalata su una collina, più precisamente Penang Hill. Come negli scorsi video siamo in compagnia di Manu, Sara e Paolo. Saranno gli ultimi video, sì, insieme a loro. Ma non saranno proprio gli ultimi. Come vi abbiamo già detto, c'è un viaggio in ballo. Mancherebbe solo Paolo però in quel viaggio. Ma Paolo tanto sparisce sempre. Paolo? Dov'è Paolo? Capirete il perché. Non aggiungiamo altro, vi lasciamo il video e buona visione. Aspetta, buona visione. Allora, siamo arrivati in un posto dove il grandissimo Paolone è colui che sparisce sempre ma poi spunta nei posti che come meno ti aspetta. Ci ha indicato questo bellissimo posto dove le birre sono economicissime. 7 ring per una 60. Hai già bevuto? 7 ringgit per 66 CL. CL? CL? 49 CL. È un buonissimo prezzo. Comunque, gli altri prezzi cosa sono? In un pub o in un locale costa sui 29-30 ringgit. Ah, ammazza. Una media da 50 ml. Ok. CL, scusa. Oh oh. No, non è no, 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 no. Ma che è? Non esce tanto, ho sbagliato io, devo fare tre volte. Ma tu la butti, non è uscita, appunto, la butti, me l'ha segnato in spagnolo. Vuoti, ti cade, la batta si tre volte. Paolo ci ha preso le noccioline, un'altra birra. Paolo, eccolo. Ma dove eri? Perché eri al buio? Ciao. Sto guardando i prezzi della single room. Ragazzi, anche oggi la giornata è giunta al termine, è mezzanotte e mezza. Saremmo stati ancora altri tipo, penso, 20 ore insieme, perché ogni volta ci divertiamo troppo, cioè, e continuiamo ad avere argomenti di cui parlare. Ed era la mia paura all'inizio, perché ho detto magari una volta che si finisce di parlare di viaggi poi non abbiamo nulla di cui parlare, no? Perché incontri nuove persone, ti trovi bene, poi magari in realtà non ti trovi bene. Invece è mezzanotte e mezza, sì, vero? Oh, è l'una. È l'una, domattina alle 10 ci rivediamo per colazione e poi un'altra giornata super full. Quindi io e Fede vi diamo la buonanotte. Ci vediamo. Sono incastrato con il mio collare. Buonanotte ragazzi, domani. Buongiorno. Fede mi ha già abbandonata, è sceso ad aspettare i ragazzi che stanno arrivando. E nulla, si parte per questa nuova giornata all'insegna di cibo e amici. Ragazzi, vi giuro, vi prometto che vi faremo vedere anche altro. Effettivamente siamo sempre a mangiare e a divertirci. Però vi dico, vi giuro, che ci serviva davvero tantissimo questo quality time. E mi sono anche resa conto del fatto che sono arrivati nel momento perfetto, perché era un momento in cui io e Fede eravamo un po' nervosi. Sicuramente dato dal fatto di stare 24 ore insieme, eravamo un po' nervosi, un po' sempre a discutere per stupidare. Poi e sono arrivati nel momento perfetto, perché ci danno modo di stare con loro, parlare, chiacchierare, e poi io e Fede di rivederci una volta arrivati in camera perché giustamente quando siamo fuori parliamo tutti insieme, quindi arrivati proprio perfetti al momento giustissimo. E nulla, quindi ora vado, che stanno arrivando. Facciamo un giro in una vecchia stazione di bus adibita a locale per mostre fotografiche, e la sera invece torniamo al Kelloxy Temple ad ammirarlo tutto illuminato. Se vi chiedete se è così solo in occasione del Capodanno, la risposta è no. È illuminata come se fosse Natale ogni sera per 365 giorni l'anno. Peccato però non essersi informati sugli orari degli autobus. Erano infatti le 10 e l'ultimo era già passato, mi sembra. Così iniziamo a camminare, ma ogni tanto buttiamo la mano e cerchiamo disperatamente di fare autostop, sperando che qualche buon'anima non pensi che siamo delinquenti, ma solo dei poveri ragazzi che hanno perso l'ultimo autobus per tornare in città. E dopo il primo fallimento, ecco che un gentilissimo signore si ferma e decide di portarci addirittura in centro a Georgetown, davanti a uno degli ultimi stall di cibo che praticamente stavano chiudendo. Tenero. L'indomani la sveglia suona, usciamo a fare colazione, prendiamo il primo autobus e siamo diretti verso un fishing village. Raga, sono dovuta scendere dall'autobus perché si congela, ci saranno tipo meno 50 gradi all'interno e
La pista sta guidando da schifo. Tanto c'è questa strada. Niente, abbiamo preso un autobus, siamo già scesi e ora stiamo aspettando l'altro autobus per arrivare alla destinazione finale. Chissà se riusciremo a prenderlo. Cioè, chissà se arriverà l'autobus. E alla fine abbiamo trovato questo signore che ci porterà per due ringhi da testa. There are two places. Ok. One is the fisherman village. Okay. On the boat, the river. Okay. Another one is the beach. No, not the beach. Not the beach, no, 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 no beach. Why you do that? Say cheese. Cheese. Cheers. 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 British. Marla. Virgin Island. Raga, ma dov'è Paolo? Vai lì. Il signor ci ha droppato qua. Un Paolo che si inizia a perdere. Wow. Non so se mi vedete, ma questo è un tipo villaggio di pescatori. Più perché sappiamo che vedrete Kuala Lumpur, perché Kuala Lumpur è ancora più. È arrivata la GoPro. Ciao. Sarà il tuo incubo. Perché no, no, io poi mi emoziono. Ma è un It was a good day. Ma è vivo? Sì. Thank you. Did you catch a lot of fish? Yeah. Oddio. Ma poverino, no, ributtiamolo dentro, raga. Ti butti dentro anche te, mi sa, se lo butti dentro. Pulipetto. Pronto. Prawns, yeah. Oh, wow. Lot of fish? No, 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 not lot of fish. No fish. This one. Ah, no. Guarda che c'è sotto, guardalo lì. Oh, hi. There's a lizard there. No, no, c'è. A lizard. You have a lizard there. Lì. Under your boat. There. There. No, no, there, there, under your boat. No. You see? In the river. Oh. In the river. Un po' gigante. Sì. Guardalo. Happy New Year. Yeah. Questo posto è fantastico, ragazzi. Cioè, veramente, veramente bello. Mi sto io polipetto. Guarda le zombole, vai. Intanto abbiamo un buon Paolo accomodato tra i pescatori. Come potete notare, Paolo non c'è. Che enorme. È un dinosauro. Mamma mia. Non so se si vede. Enorme, raga. Era un varano o lucertola monitor. Adesso vi svelo un segreto: siccome non ero sicura del suo vero nome, ho scritto subito un messaggio a Manu che mi ha risposto con una cosa che mi fa molto ridere. Di stare tranquilla e scrivere pure e dire pure che è un varano, perché effettivamente se su Google scrivi monitor lizard ti esce la pagina del varano, quindi dice al massimo qualche zoologo ti commenterà indignato. Le lucertole monitor, quindi o varani, hanno il collo molto lungo e code e artigli ben potenti e sviluppati. La lunghezza degli adulti varia dai 20 cm e in alcune specie ai 3 metri, per esempio il drago di Komodo. Sebbene ci fosse un varano estinto in grado di raggiungere lunghezze superiori ai 7 metri. La maggior parte dei varani sono carnivori, mangiano uova, rettili più piccoli, pesci e uccelli, ma anche insetti e piccoli mammiferi. Altri però preferiscono essere più light e mangiano frutta. Da National Geographic è tutto, vi lascio al video. Ragazzi, a parte il caldo, siamo in un posto veramente, veramente fantastico. Praticamente con il piede lo mando avanti. Allora ragazzi, siamo praticamente, eravamo qua, ci sono questi maroni rossi attaccati agli alberi. C'è questo frutto che abbiamo scoperto adesso. La signora ci ha invitati in casa a mangiare questo buonissimo frutto. Thank you. Oh, thank you. No. Nella. Thank you. No. Ma perché continuano di no? Thank you very much. Sono congelati. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Very nice. Thank you so much. Thank you so much. Bye. 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 Thank you, bye bye. Thank you, bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Lepi, lepi. Yeah, lepi, lepi. Thank you. È buona? Buona, buona. Ma si mangia tutta la buccia? Non lo so, si mangio. È tipo una mela. Mmm, sono succosa. Vado? Non è lavata con l'acqua del pozzo? Thank you. Thank you. Thank you, bye. Thank you, bye.
Sì, raga. Ha detto lei? L'ha sciolta. Con che cosa? Ma raga, ma che... di cosa sa? Tipo la mela. È morbida. Di una mela. Come se fosse una mela super sottile. Dolcino. Anche un po' melanzano sott'olio. No. È veramente croccante, però. Buono. Sembra una mela. È buona. Non buona. Però invece questa è buona. Cioè, mi spiego? No, è buono però. Buono. Ma come si chiama? Mela Roselle. Non so le roselle. Non so le roselle. No. Comunque ragazzi è strabuona. Cioè, strano, buona. Pensavo ci fosse un torso, invece no. Come dice il buon Manu, andremo in sciolta. Lo scopriremo in un paio d'ore. La bambina è sottilina. Cioè, non è facile. Stop di oggi Bartolini, siete pronti? Si schiatterà dal caldo. Facciamo quattro ragazzi rapiti. Allora, i due pro qua ci dicono che mai hai acciaccato in un Bartolini. Corriere. Quindi c'è la prima volta ci mancava. Allora, dobbiamo riuscire a tornare a Bari. È tanto lontano. È bellissimo ragazze. Si muore, stiamo facendo la sauna, però la sauna è gratis, raga. Cioè, vediamola così, no? It's okay. You can see the ball over there. Just follow the ball. Yeah. Okay. Facciamo una foto con lui, Manu. Sì. Esatto. Facciamo una foto con lui. With you. Thank you so much. Oddio. Picture all together? Yes. Yeah, yeah, yeah. Ciao, simpatico, carino, autista. C'è questo gattino bellissimo che si è affezionato. Guarda che faccia, Paolo. Guarda. C'è la bolla. È tornato a casa. Cioè, è il tornato a casa. È un eroe. 401E. Not in service. È lui? Sì, sì, ma si riempie a piccia. Siamo arrivati di veloce. Buonanotte, buongiorno Perellino. The next morning. Ragazzi, buongiorno. Oggi sveglia presto, sono le 7:30 e siamo già preparati, pronti, perché stamattina si va verso Penang Hill. Prima colazione ovviamente doverosa. Buongiorno. Buongiorno. Tu copy your eyes. Questo simpatico signore è il signor Beh. Ovviamente non si chiama così, ma noi lo avevamo soprannominato così. Andavamo a trovarlo quasi tutte le mattine ed era talmente simpatico il modo in cui ordinava che non saremmo mai riusciti ad andare altrove. Ma la cosa che faceva ridere era che magari per ordinare una bevanda ti faceva 10.000 domande. Se lo volevi caldo, lo volevi freddo, volevi lo zucchero, volevi il latte. E poi tutto si riassumeva in una semplice parola. Questo ci faceva troppo ridere. Come tutte le mattine, anche quella ordino un ottimo tè, la mia droga. Il tè è una bevanda super famosa qui in sud-est asiatico ed è fatta di tè nero, latte condensato e zucchero. Se ordini un tè, per esempio, in automatico ci sarà latte e zucchero, così come per il kopi, cioè il caffè. Quindi, se lo volessimo senza latte, dovremmo aggiungere una parola. Dovremmo dire, per esempio, tè o un kopi o. Quindi un caffè senza latte, un tè senza latte. Addirittura potremmo scegliere se volerlo caldo o freddo. Quindi, volessi un caffè senza latte e freddo, dovrei dire kopi o ice. Grazie Sara per queste lezioni. Ragazzi, siamo scesi dall'autobus, ancora un po' assonnati. Manu non mi sembra troppo assonnato. Mai. Stiamo andando appunto su Penang Hill, secondo il sentiero chiamato Heritage.
Esatto. E sono 3 km circa di hiking. Cioè ragazzi, ci ho appena detto che dopo i primi 20 molto challenging in un minuto di quelle scale, di scale, ci sarà l'altra ora e mezza di percorso. Tutto questo, questo è il mio outfit. E questo è già un problema, non oso immaginare bene. Raga, quanto abbiamo fatto? 5 mesi. Ma guarda, Stevio l'ha fatto a boom. Cioè, guarda un po', vedi la signora qua? Sì. Partita 20 anni fa ma non ce l'ha fatta questa qua. Ha fatto una casa su, sulla collina. Il massimo del tempo. Esatto. Se vedete tutto ciò vuol dire che sarà tosta. Effettivamente ci sono altre scale da fare, però è troppo veramente bello per non vederlo. Che bello ragazzi, me la sono in cima. Siamo ufficialmente partiti. Oh Maremma. Quindi ecco l'ultima parte di 20 minuti di scale. Una battuta. È così. Buoni. Questa è la situazione dopo un minuto. Ti ho messo in mezzo anche a te. Dopo un minuto, no. 5 minuti, dai. 10. No, lui non c'entra. Beh, mancano solamente un'ora e 30 e 50. Ho già un bagno di sudore. Esatto, anch'io. Non saremmo pure in città. Giù, Sara? Adesso sì. Andiamo. Andiamo. C'era una scelta molto più semplice, ma non economica. Ma noi siamo dei leoni, vero? O siamo dei tori? Sì, zodiacale, sì. Ok ragazzi, stiamo salendo Penang Hill, ci dovrebbe essere una mezz'oretta di camminata. I ragazzi arrivano piano piano, non che io sia una cima a scalare le montagne. Credo che faremo i 20.000 passi tranquillamente oggi. Abbiamo fatto di peggio, dai. Non so se si vede ragazzi, ma questa è la situazione. Sei un mostro. Forza! Fai belle, irregolari le scale. There. Second pit stop. Siamo arrivati, ragazzi. Ma questo è veramente un pit stop però. Oh. È una pausa, quella dall'inizio. Da quanto stiamo camminando? Tutto questo è bello. È quasi arrivato, ragazzi. Ecco qua. Ma il fatto è che siamo solo a metà. Bella pezzata. Dai, mo. Ok ragazzi, ripartiamo con questa bellissima vista. Ma non siamo ancora arrivati alla vetta. Sei contento? Io tantissimo. Sara? Meh. 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 Forza. Non vi abbandoniamo, tranquilli. Siamo solamente a metà. Ma ah, cos'è? Dicevo, ci minano, c'era la... Niente ragazzi, mi sa che ci rinunciamo. Adesso è una piccola discesa, ma appena inizierà la salita molleremo sicuro. Jessica, mi dai un po' d'acqua? Ragazzi, guardate che bellezza qua nella giungla. Solo che sarà l'unica giungla che vedremo, penso, perché... Allora, abbiamo incontrato diverse persone lungo il sentiero e tutte ci hanno smontato. Poi non si capisce quanto dura questo sentiero, perché alcuni ci hanno detto 4 ore, alcuni ci hanno detto mezz'ora. Due ragazzi ci hanno appena approcciato dicendoci non andate, non vale la pena, perché così, quindi in pendenza, un'ora e mezza nella giungla, e quindi non andate, non vale la pena neanche per la vista. Ragazzi, siamo arrivati a questo piccolo tempiettino, sviando dal percorso principale, dicono che qui ci sia dell'acqua. No, ci sarà qualcuno. Gratis. Insomma, che puoi prendere l'acqua. Vedete? L'acqua è libera. Si può prendere, credo. Breve sosta terminata. Ciao ragazzi, si rinizia con la telenovela della salita. È la morte. Vai, cammina. No. Forza ragazzi, così vi voglio. Scaliamo questa montagna. In realtà ragazzi non sappiamo se effettivamente torneremo giù oppure continueremo fino alla cima. Anche perché ci sono ancora 400 metri di dislivello per arrivare su. Non dobbiamo far tardi perché stasera c'è il Capodanno. O meglio, uno dei festeggiamenti del Capodanno cinese. Se vi ricordate, negli scorsi episodi vi avevo accennato che il Capodanno cinese dura 16 giorni. Quindi dobbiamo tornare giù. Però non lo so, ci proviamo. La strada si presenta così. Non è bruttissima da fare, però è faticosa. Ok ragazzi, la nostra storia a Penang Hill finisce qui. Appena iniziata ma finita. No dai, ci siamo impegnati, ma... Però il problema arriva adesso, scendere. No dai, no. Ci siamo impegnati, abbiamo raggiunto una buona quota, siamo contenti. E quindi adesso ci meritiamo un gran bellissimo cibo, buonissimo cibo. Oltretutto stasera si festeggia. L'unica cosa che mi dispiace è non aver visto le scimmie, perché sono le mie migliori amiche, ma anche le mie migliori nemiche. Vabbè, scendiamo. Devo decidere se rotolare oppure farmela con calma. Ragazzi, per scendere si va così. Parkour. Perché?
stiamo morendo di fame, ci siamo appena resi conto di avere due bao un po' rinsecchiti, devo dire. Guarda che lavoro. Questo non è proprio carino, eh. Vabbè, faremo una premerenda, un prepranzo. Eccoci qua, video terminato. Speriamo che vi sia piaciuto il video. E come sempre vi invitiamo, ragazzi, a iscrivervi al canale. Siamo quasi vicini, vicini, vicini al 400. E tutto è nato come gioco. Volevamo raccontare un attimo. Vogliamo tuttora fare questa cosa? Raccontare il nostro viaggio. E oltretutto oggi abbiamo avuto una conferma della conferma di cosa sarà di noi nelle prossime avventure. Siamo stracontenti, sì. Quindi se volete supportarci in qualche maniera, iscrivetevi al canale. E per noi è un regalo veramente già enorme. E sapere, esatto, che siamo in quasi 400 è bellissimo. Speriamo di portarvi un po' di leggerezza, ragazzi. Come potete vedere nei nostri video, noi non siamo persone che vi portano a vedere dove sono certi posti, quanto costa. No, noi semplicemente vi raccontiamo il nostro punto di vista nel nostro viaggio, in questa nostra senza filtri, tra l'altro. Come voi sapete, noi abbiamo un piccolo budget da rispettare, certo. Quindi non, esatto, troverete mai un hotel stellato, a meno che ci va qualcosa di culo. Niente, e comunque, se stai guardando questo video e non ti sei ancora iscritto, fallo. È il, sì, momento buono. E nulla, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Un bacio enorme, un abbraccio. Buona continuazione, buon pranzo, esatto, buona sera, buonanotte, buon giorno, buon... Ciao, ragazzi. Ciao. Ma che cazzo? Che devo fare io? Raga, ma dov'è Paolo che sparisce sempre? Non so. Paolo, ma dov'è Paolo? No, così un po'. Mamma mia, pensi che lo sto facendo da Dio. Si sente, è proprio naturale. Fate un po' due giorni che dice, ragazzi, dov'è Paolo? Ora, non partito. Paolo è il tuo zitto. Sì, vado dietro. Ma dov'è Paolo? Non so, ma Paolo sparisce sempre. Boh. Ma dov'è Paolo? Ah, beh. Il video più finto del secolo. È proprio Paolo.